Era il 26 gennaio 2018 e Giulietto Chiesa, giornalista e politico italiano, deceduto il 26 aprile 2020, è stato ospite della trasmissione televisiva Notizie Oggi Linea Sera, in onda su Canale Italia il venerdì alle ore 20 e condotta da Vito Monaco. Ho già parlato del programma in altri video che vi invito a guardare. Il titolo della puntata era «Restare o uscire? Questo è il dilemma». Il tema era l'euro. Vi metto il link in descrizione, così potete guardarla per intero, invitandovi anche ad iscrivervi al loro canale YouTube, che conta ben 229.000 iscritti. Io ho scelto per voi due spezzoni, nei quali Giulietto Chiesa dice cose che ascoltate oggi, vi ricordo che parliamo di 4 anni fa, fanno sgranare gli occhi e non solo. Il primo verte sulla questione NATO e la Russia ed inoltre sullo stato dell'informazione italiana. Ascoltate bene. Adesso entro nel merito. Sì. Due considerazioni molto veloci. La prima è che l'Italia è una colonia. Io in questo mi collego a quello che diceva il mio predecessore. Noi siamo una colonia degli Stati Uniti d'America, non contiamo niente, obbediamo agli ordini e quindi quando io sento parlare di sovranità monetaria mi scappa un po' da ridere, scusate, perché se siamo una colonia possiamo anche essere sovrani dal punto di vista teorico, ma siamo una colonia e obbediamo agli ordini del padrone. Quindi la questione che noi poniamo, la lista del popolo per la Costituzione, dice che noi dobbiamo trasformare l'Italia in un paese neutrale, cioè fuori dalla NATO. Questa è la prima questione, perché non vogliamo andare in guerra e non abbiamo nemici. Noi siamo contrari alle sanzioni, perché le sanzioni sono illegali dal punto di vista giuridico internazionale e non sono motivate. La Russia è un nostro amico, non è un nostro nemico. Quindi noi impostiamo la questione in un modo del tutto diverso. La prima questione è conquistare la sovranità del paese. Se non abbiamo questa non ci può essere nessuna sovranità monetaria che tenga, tanto più che il nostro debito, che è fasullo adesso, era fasullo anche prima che arrivasse l'euro, dal 1992 quando hanno privatizzato tutte le banche. Ecco un'altra questione del nostro programma. A noi, tutti italiani, ci hanno derubato privatizzando tutte le più importanti banche nazionali che esistevano. Gliel'hanno regalate per 5 lire, letteralmente, dopodiché queste banche stanno andando in fallimento una dietro l'altra e chi è che salva le banche? Questi qui che parlano in televisione parlano di mercato. Ma che mercato è? Se c'hai una banca privata che va in fallimento, è lei che deve risolvere il problema, non è lo Stato che deve pagare questa banca per tenerla in piedi. Noi siamo in un sistema di ladrocinio generalizzato e sistematico. Bisogna porre fine a questo. Per porre fine a questo, concludo, ci vuole una nuova opinione pubblica, e cioè ci vuole una televisione che dica la verità. Noi abbiamo le 7 televisioni nazionali che raccontano ogni giorno ore di balle. L'unica è la nostra balle. Che non racconta balle. No, male, io non polemizzo con voi, sto dicendo che le 7 televisioni nazionali sono delle balle. Immagino che se ora fossimo tutti in una stanza, a questo punto ci sarebbe il silenzio assoluto e ognuno di noi si volterebbe verso il vicino, cercando i suoi occhi e scuotendo il capo. Ditemi se non ho ragione. Vedrete ora la reazione che avrete dopo aver visto il secondo spezzone, nel quale il giornalista parla dei bazzini. Ripeto, era il 26 gennaio 2018. Perché io sono una persona, e l'ho detto prima, non sono un economista, io sono un giornalista, conosco la politica internazionale e una cosa che conosco sono i rapporti di forza, li ho imparati dal mio mestiere e quindi la prima questione che mi pongo è quanto sono forte io e quanto è forte il mio nemico. E quindi io non posso fare un programma in astratto. Non avversario, nemico. Nemico, perché noi abbiamo dei nemici, io ritengo, l'ho scritto, l'ho detto 100 volte, il mondo in questo momento è governato dai padroni universali,
che sono un gruppo di persone che hanno un potere sterminato rispetto al quale noi facciamo perfino fatica a immaginare, e non sono molto gentili, diciamo che sono molto feroci, perché prendono decisioni feroci. Allora io non li sottovaluto, l'unica cosa che non faccio, però non dico che non farei niente, entrerei in Parlamento, siccome abbiamo un programma, la prima cosa che farei, tra l'altro lo voglio dire al grande pubblico, nel nostro programma noi abbiamo detto che la prima cosa che potremmo, proprio una mozione, chiederemo l'abrogazione della legge Lorenzin sui vaccini. La prima cosa è abrogare questa legge, aprire una commissione d'inchiesta straordinaria su come si è arrivati a questa decisione, perché non lo sappiamo. Non sappiamo come mai la signora Lorenzin è andata a Washington a parlare con Obama e poi è uscita fuori con una decisione che ha trasformato l'Italia nel paese che sperimenterà il più alto numero di vaccini in tutto il mondo. Sì, io però non voglio anticipare i risultati della commissione straordinaria d'inchiesta. Credo che non ci sia bisogno di commentare, e spero che qualcuno dei dormienti possa finalmente aprire gli occhi. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.